Buongiorno, benvenuti a una nuova edizione di Milano Pavia News. Questa mattina la Polizia di Stato ha dato notizia del vari arresti per una organizzazione criminale che cercava di in qualche maniera facilitare, però in maniera illegale, le pratiche di cittadinanza per gli stranieri con matrimoni combinati o addirittura con falsi negli esami per provare che gli stranieri conoscessero la lingua italiana. Si è da poco conclusa una conferenza stampa alla Questura di Milano e noi proprio con la Questura di Milano ci colleghiamo, per noi c'è Benedetta Maffioli. Buongiorno Benedetta. Buongiorno Paolo, sì, come dicevi si è appena conclusa la conferenza stampa riguardo ad un'indagine che ha portato all'arresto di 5 persone, 2 italiani e 2 stranieri, e ha anche, diciamo, fatto emergere tutto ciò che sta dietro l'immigrazione clandestina qui a Milano, in particolare riguardo proprio a quei soggetti che creano qualsiasi documentazione falsa o condizione falsa affinché stranieri che non ne avrebbero i requisiti poi possano ricevere il permesso di soggiorno, il visto o il ricongiungimento familiare. Appunto, i 5 che sono finiti in manette sono accusati di aver organizzato matrimoni fittizi tra italiani e nordafricani, falsi esami di certificazione della lingua italiana, pratiche di ricongiungimenti familiari, appunto, proprio in grado di favorire l'immigrazione clandestina. L'indagine comunque trae origine dalla denuncia di una ragazza italiana che è stata costretta tramite minacce a sposare un nordafricano, e da lì proprio si è praticamente dispiegata l'esistenza di una rete criminale di personaggi prevalentemente nordafricani che appunto erano dediti a tutti questi traffici, abbiamo detto, quindi dai falsi matrimoni ma anche false idoneità alloggiative di residenza, false dichiarazioni dei redditi e appunto falsi esami di conoscenza della lingua italiana. Adesso chiederei alla regia se è possibile di mostrare il video che è stato appunto rilasciato in conferenza stampa, e nel video si vede proprio uno dei momenti di svolgimento di uno di questi esami di lingua, dove evidentemente nessuno degli esaminati parlava l'italiano e l'esaminatrice appunto cerca di comunicare con gli esaminati dicendo loro: mi raccomando, non copiate perché il test è già compilato con anche un errore dentro all'interno, per affinché non si creassero dei sospetti poi a chi doveva controllare questi test. E si vede poi come c'è uno scambio di soldi, perché i candidati portavano direttamente la cifra che era intorno ai 500 euro, la portavano direttamente all'esame, e c'era appunto un funzionario addetto a raccogliere la cifra per poi darla appunto a chi organizzava questi esami. Si vede proprio da questa immagine adesso il momento proprio del conteggio dei soldi. Comunque appunto l'indagine si è conclusa con l'esecuzione di 5 misure cautelari, e però ha anche consentito il sequestro di una cospicua somma di denaro, e ha anche permesso di svelare, come dicevamo, un ambito di un'organizzazione criminale molto più ampio, che ha anche portato e ha coinvolto 78 indagati a vario titolo. Comunque nell'edizione di questa sera, nel servizio di questa sera, vi daremo maggiori dettagli riguardo proprio a questa indagine. E per il momento è tutto Paolo, ti ridò la linea. Grazie Benedetta, c'è un'altra notizia di cronaca che viene dal vicino Piemonte. Un uomo è morto investito da un treno della Voghera Alessandria. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel tratto piemontese, appunto, della linea ferroviaria fra Tortona e Ponte Curone. I primi accertamenti farebbero propendere per l'ipotesi di un suicidio. L'investimento è avvenuto in una zona di campagna dove i binari corrono a poca strada, poca distanza dalla strada regionale. La linea ferroviaria è rimasta bloccata un paio d'ore per permettere i rilievi della polizia ferroviaria, per poi essere ripristinata a binario unico in serata.
Ieri la riunione in prefettura tra i sindaci delle principali città della provincia di Pavia e i rappresentanti delle forze dell'ordine per fare il punto sui controlli della movida. Allora noi ci colleghiamo con Pavia, con Luca Pattarini per capire gli ultimi sviluppi di questa vicenda, anche perché oggi è venerdì, di fatto ci avviciniamo a un weekend che però, mi sembra detto di capire, non vedrà delle novità, probabilmente inizierà dal prossimo. Sì, Paolo, buongiorno, buongiorno ai nostri telespettatori. È così, ora di fatto il cosiddetto piano assembramento, il piano per regolare la movida, insomma la vita notturna dei comuni pavesi, dovrà venire analizzato. I sindaci nell'incontro di ieri con il prefetto avevano avanzato alcune perplessità su alcune regole che proprio la prefettura aveva proposte, tra queste la chiusura delle principali piazze, immaginiamo con delle transenne per regolare ingressi e uscite, per contingentare gli accessi. Ecco, proprio su questo tema c'è stato il dubbio maggiore da parte dei primi cittadini di Pavia, Vigevano e Voghera, perché sono stati i tre comuni principali a partecipare a questa riunione. Proprio il dubbio su come gestire, insomma, questi ingressi e uscite nelle piazze ha fatto fermare per il momento la riflessione sul piano, la riflessione che proseguirà in questi giorni. La settimana prossima la prefetta Rosalba Scella, assieme ai sindaci dei tre comuni, si rincontreranno per fare il punto della situazione, per vedere come limare questo piano, come trovare delle soluzioni unanimi, insomma, soluzioni che mettano d'accordo un po' tutti. Poi questo famoso piano antiassembramento potrebbe venire esteso a tutti i comuni della provincia. L'abbiamo detto più volte, ci sono state diversi episodi di cronaca che, insomma, hanno suscitato qualche preoccupazione per quanto riguarda la movida nei grossi centri, sia a Vigevano ma anche qui a Pavia. Il sindaco Fracassi proprio ieri ci aveva spiegato che proprio il dubbio su come gestire i flussi di ingresso nelle piazze non permetterebbe un piano di questo genere. Di fatto giovedì prossimo o venerdì prossimo si dovrebbero rivedere le parti per cercare di trovare una soluzione, e a quel punto potrebbe entrare in vigore questo famoso piano antiassembramento, ma avremo più dettagli nelle prossime edizioni del telegiornale. Grazie Luca. Noi ora apriamo la pagina sanitaria partendo dal computo delle tantissime visite mediche che sono saltate durante l'emergenza sanitaria. Ora sta iniziando la corsa per recuperarla, una corsa molto difficile per esami che invece andrebbero fatti con urgenza. 10 milioni e 500 mila tra esami e visite saltati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, con ritardi per le future prenotazioni di almeno 3 mesi rispetto all'ordinaria tabella di marcia. E solo tra Milano e Lodi, da gennaio e maggio 2020, sono state cancellate oltre 341 mila ecografie, 79 mila mammografie, più di 731 mila prime visite, per un totale di 2.579.691 prestazioni. Nei primi 5 mesi dell'anno, infatti, in Lombardia sono state eseguite poco meno di 14 milioni di visite ed esami tra ospedali pubblici e privati, rispetto ai 24 milioni e 500 mila dello stesso periodo dell'anno scorso, con un calo del 42,9%. Lei, nella sua esperienza, ha dovuto cancellare qualche visita medica in questo periodo? Non io, ma mia madre sì, doveva fare la cataratta, dovevano chiamarla a marzo e stiamo ancora aspettando. Quindi non avete ancora rifissato? Non riusciamo a rifissare, nel senso che è sempre in lista d'attesa, ma non riusciamo a sapere quando verrà fatto questo esame. Siamo in attesa di fissare gli appuntamenti, perché continuiamo a chiamare e dicono che non sono ancora aperti gli appuntamenti. Quindi siamo in attesa. Io devo fare una visita neurologica a marzo e non so quando la farò. Mio padre una visita del cuore, idem. Quindi siamo in attesa. È una situazione preoccupante, direi. Abbastanza, sì, molto, soprattutto perché ci sono delle patologie che hanno necessità di fare dei controlli e soprattutto degli esami. Posso dire, conosco delle persone che sono ancora in lista di attesa per degli interventi che si portano dietro il pregresso di attesa dovuto dal Covid. E secondo lei, appunto, la situazione nei prossimi mesi potrà solo che peggiorare? Penso di sì, perché si accumuleranno ritardi su ritardi, purtroppo, almeno nella sanità pubblica. Allora, io personalmente no, i miei genitori però, che sono persone anziane, hanno dovuto rimandare delle visite che erano programmate e che fortunatamente adesso pian pianino sono state riprese. È stato proprio
l'ospedale che ha richiamato e che ha ridato nuovi appuntamenti. Quindi sono riusciti a rifissarle? Sì, senza troppi problemi. Confermo che ho avuto problemi a fissare una gastroscopia, un esame specifico, pari sono 3 giorni che sto chiamando il servizio sanitario, finalmente sono riuscita a trovarlo a Sesto al 20 luglio. Dopo 3 giorni sono tutti rimandati ad ottobre. E che visita era quella in questione? Era una visita oncologica. Che però è stata riuscita almeno a rinviare. È stata rinviata, è stato accertato quindi poi una neoplasia. È stato fatto poi l'intervento, ma si è perso sicuramente tempo e speriamo che comunque questo tempo che si è perso non incida sulla guarigione. Io per esempio anche io ho chiamato stamattina per una panoramica e mi hanno detto che lo spazio dove fanno queste radiografie al momento è chiuso. Chiaro che siamo stati chiusi, va bene tutto, però ci sono degli esami particolari che comunque dovrebbero avere delle priorità. Un problema, come avete visto, molto diffuso. Andiamo a capire adesso come sta andando la situazione invece per quanto riguarda i contagi. Torniamo a collegarci con Benedetta Maffioli. Benedetta, te la linea. Sì Paolo, anche dai dati di ieri la situazione è positiva, appunto i numeri lasciano ben sperare, infatti aumenta il numero dei guariti e diminuisce il numero dei ricoverati. Nello specifico i nuovi positivi delle ultime 24 ore sono 98, di questi 98 36 sono debolmente positivi e 30 sono stati riscontrati positivi in seguito al test sierologico, quindi un numero molto limitato. E dobbiamo dire che appunto calano i ricoverati, in terapia intensiva rimangono uguali, ma i ricoverati non in terapia intensiva sono meno 36, per un totale di 241. In tutto i tamponi effettuati sono 9.440 nelle ultime 24 ore e il totale dei guariti e dei dimessi delle ultime 24 ore sono più 188. Il numero dei decessi è più alto rispetto a quello degli altri giorni, che infatti è 21, ma l'assessore Gallera ha detto che non è un numero sul quale bisogna troppo preoccuparsi, perché infatti questi aggiornamenti dei decessi sono riferibili alla tempistica con cui le anagrafi comunali e gli ospedali comunicano i dati alla regione, quindi può variare di giorno in giorno. E dobbiamo dire anche per quanto riguarda Milano, Milano e Interland, i nuovi positivi sono più 28, invece Milano città sono più 17. Ti ridò la linea Paolo. Grazie Benedetta, come stiamo sentendo in queste settimane moltissime nuove positività vengono riscontrate grazie ai test sierologici, ci sono quelli pubblici, ci sono anche però quelli privati e ad Albairate, a Cassinetta di Lugagnano, le amministrazioni comunali hanno fatto una convenzione con un ambulatorio appunto privato per calmierare i prezzi per il servizio nei confronti dei cittadini che risiedono in questi due paesi. Hanno aspettato le linee guida della Regione e di ATS e sono partiti, parliamo dei test sierologici di Albairate e Cassinetta, dove presto partirà la campagna di screening con annessi tamponi in caso di positività e a prezzi decisamente convenienti rispetto alla media. Albairate e Cassinetta hanno predisposto un protocollo, una manifestazione di interesse, quindi hanno individuato dei laboratori che hanno partecipato a questa manifestazione di interesse e hanno fatto la loro offerta economica, sempre nel rispetto delle indicazioni e del protocollo. Adesso le due amministrazioni hanno dato mandato ai tecnici affinché si arrivi alla definizione dei dettagli. Nei prossimi giorni diremo anche quali sono le date in cui i nostri cittadini potranno svolgere il test sierologico completo, quello con il prelievo di sangue, e soprattutto, a differenza di quello che è successo in precedenza, nel caso risultassero positivi al test, cosa possibile, assolutamente incolpevole, perché è un virus che chiaramente non si ferma davanti a frontiere, a dogane, men che meno tra un comune e l'altro. Ecco, questi cittadini avranno la possibilità di avere la disponibilità di un tampone e quindi identificare la presenza del virus che può essere agente infettante sempre nell'arco delle 72 ore da quando avranno fatto il sierologico.
questa è la differenza che ci contraddistingue rispetto alle iniziative che sono già state portate avanti da altri comuni: la composizione di sierologico e disponibilità del tampone. Con la manifestazione di interesse, quindi avendo invitato i laboratori a partecipare, vi posso anticipare che i prezzi sono decisamente più concorrenziali di quelli che abbiamo sentito finora. L'offerta migliore che abbiamo ricevuto verte su 20 euro il costo del test sierologico completo e 39 euro il costo del tampone nel caso in cui si risultasse positivi. Il tampone, che diventa obbligatorio, fa parte di quel protocollo di Regione Lombardia, proprio perché a questo punto i dati potranno essere trasmessi ad ATS e si riuscirà a fare un doppio lavoro. Il primo, che è quello di monitoraggio su quante persone sono entrate in contatto col virus. Il secondo, penso anche con maggiore importanza, è quello di individuare se all'interno della nostra popolazione ci sono ancora delle potenzialità di infettività e quindi dei potenziali focolai. Ecco perché è importantissimo avere la combinazione in rapida sequenza, e questo spiega il perché delle 72 ore di un test e del tampone abbinato. Torniamo a Pavia e torno a chiamare in causa Luca Pattarini, perché tu ti trovi a Palazzo Mezzabarba e so che da pochi minuti è iniziata una conferenza stampa. Di che cosa si sta parlando? Sì Paolo, siamo qui all'esterno della sala consiglio di Palazzo Mezzabarba, della sede del comune. In questi minuti il sindaco Fracassi e l'assessore ai servizi sociali Zucconi stanno spiegando la motivazione della chiusura delle APS di Pavia, le associazioni di promozione sociale. Sono quelle strutture dove si ritrovano gli anziani della città per trascorrere delle ore in compagnia durante l'estate. Una decisione che è stata presa ovviamente in virtù dell'emergenza sanitaria per tutelare gli anziani, gli over 65 fino al 14 giugno da DPCM gli anziani non potevano uscire di casa, ora ovviamente sì, però il comune ovviamente ha deciso, nell'ottica di tutelare proprio le persone più fragili, di non far partire le attività delle promozioni sociali, cioè sostanzialmente quelle strutture dove, l'abbiamo detto, ci si ritrova per giocare a carte, per passare del tempo in compagnia, per leggere i giornali. Si tratta di appunto un'iniziativa che è stata un'ordinanza che è stata promulgata fino al 31 luglio, quindi per tutto il mese di luglio le APS della città rimarranno chiuse, di fatto, quindi verrà a mancare un servizio fondamentale per queste persone anziane. Però sia il sindaco che l'assessore sono tornati a parlare appunto di questo rischio molto alto di chiudere persone all'interno di spazi chiusi con l'aria condizionata, insomma, con una possibilità di scatenare nuovi focolai. Una decisione che va, ve lo ricorderete, di ripasso con quella di tenere chiusi i parchi gioco, che qui in città rimarranno chiusi fino al 31 luglio, una decisione che appunto va ancora una volta nella direzione di tutela delle persone più fragili. Poi nel corso del telegiornale della sera spiegheremo con maggiori dettagli i contenuti proprio dell'ordinanza. La linea può tornare allo studio, Paolo. Grazie Luca. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, lancia l'allarme per la carenza di spazi nelle strutture scolastiche cittadine. Il primo cittadino ha espresso la propria preoccupazione in alcune dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri. Vedo un grande problema sui nidi e sulle materne, ha detto Sala, un problema che nasce dal fatto che, non essendo facile il distanziamento, oggi non potremmo tecnicamente accogliere i 30.000 bambini che normalmente frequentano gli asili comunali. Quindi è un problema perché oggi abbiamo delle liste di attesa che abbiamo già verificato, ma non abbiamo lo spazio. Sala si è inoltre detto molto preoccupato anche per la situazione delle primarie e delle secondarie. Opere pubbliche: in pieno lockdown erano partite le lettere da parte di ANAS per la ripresa dell'iter di esproprio dei terreni necessari alla costruzione della Vigevano Malpensa. Negli scorsi giorni però nuove comunicazioni di ANAS, proprietari di questi terreni, praticamente si annulla tutto. Prima la richiesta di osservazione ai sindaci, poi una lettera che conferma gli espropri e poche settimane dopo il passo indietro. Questa lettera è arrivata agli agricoltori da ANAS, è la testimonianza dello stop al momento degli espropri per la tanto discussa da alcuni e attesa da altri Vigevano Malpensa. È proprio nel momento clou del lockdown, quando tutti erano chiusi in casa, è arrivato ai comuni interessati al passaggio della strada, più a tutti gli
ambiente un avviso di ANAS in cui dice di fare di nuovo delle osservazioni perché vogliono far ripartire il dossier, diciamo, del progetto. Noi abbiamo sentito i comuni interessati più gli avvocati dicendo: ma com'è possibile? A fine gennaio il ricorso al TAR ci ha dato ragione dicendo che bisogna rifare una valutazione di impatto ambientale e questi qui, senza fare nient'altro, si permettono di far ripartire l'iter. Parlando sia con gli avvocati che con i comuni abbiamo deciso di fare delle azioni, tipo delle lettere, cercare di capire, però dicendo anche che in un momento come questo non gli sembrava proprio il caso, perché i comuni sono molto impegnati anche per le questioni dei problemi del Covid-19, di occuparsi anche delle osservazioni sulla Vigevano Magenta. Dopodiché ANAS ha pubblicato un avviso, quello che è obbligatorio per le opere pubbliche, gli espropri degli agricoltori o dei cittadini su cui dovrebbe passare la strada. Due settimane fa cosa succede invece? Che gli stessi espropriati ricevono un'altra lettera, questa lettera sempre di ANAS, che dice praticamente di non tenere conto degli avvisi precedenti. Come ci si permette di questi tempi di mettere in agitazione un sacco di persone e poi rimangiarsi tutto? Una cosa vergognosa e anche misteriosa, perché ANAS secondo noi non aveva il diritto di reiterare gli espropri senza che prima fossero fatte le altre procedure. Però dopodiché invece l'ha fatto e ha dovuto dopo fare marcia indietro. È una cosa assolutamente che non sta né in cielo né in terra. Ne abbiamo parlato tante volte, Regione Lombardia ha messo a disposizione importanti fondi per i comuni per rilanciare le opere pubbliche, comuni che hanno bilanci naturalmente, che sono entrati in difficoltà per l'emergenza Covid. I progetti però vanno presentati entro la fine di questo mese, ci sono fortissime polemiche a Vidigulfo perché di progetti al momento non è stato presentato ancora nessuno. Ad oggi non è stato programmato nessun progetto per ottenere il contributo regionale a fondo perduto da 350.000 euro. È la fondo dei consiglieri di minoranza di Vidigulfo contro l'amministrazione guidata dal sindaco Domenico Bertuzzi. Secondo i consiglieri Marina Zavattarelli e Fabio Chiocchetti, il rischio è di perdere i soldi del cosiddetto piano Marshall della regione, che consente di dare il via a cantieri per opere pubbliche entro il 31 ottobre. Durante l'ultimo consiglio comunale non sono stati comunicati progetti in corso o in studio da parte della maggioranza, spiegano dal gruppo Patto per Vidigulfo, così come l'interpellanza sulla partecipazione, trasparenza amministrativa e comunicazione presentata dalla minoranza non ha avuto la risposta che ci aspettavamo. Anche all'ufficio tecnico comunale non risultano progetti rilevanti in corso di elaborazione. Il rischio di perdere il contributo da 350.000 euro è concreto, spiegano i consiglieri di opposizione, perché i progetti vanno presentati entro il 31 luglio. Per il gruppo Patto per Vidigulfo, con quel finanziamento si potrebbe intervenire in tre direzioni: adeguamento e messa in sicurezza di strade, scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale, con il conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, pianificando anche interventi per fronteggiare il dissesto idrogeologico e per la riqualificazione urbana, prevedere investimenti per l'efficientamento energetico e per installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e infine potenziare la rete internet della città e ampliare le aree wifi gratuite. Sono leggermente risalite le corse dei taxi a Milano, anche se sono ancora la metà rispetto ai livelli pre-Covid. Alla fine di maggio le corse in taxi segnavano un meno 90% rispetto ai livelli precedenti di emergenza sanitaria. Oggi, molto faticosamente, commenta Emilio Boccalini, presidente di Taxi Blu, tocchiamo picchi del 45% rispetto a quelli che erano i valori delle corse del 2019. Una lenta risalita verso la normalità che però, continua Boccalini, credo sarà difficile da recuperare in tempi brevi. Non almeno se non ci sarà una decisa ripartenza del turismo in città, se non si recupererà quella fetta di utenti unitamente a tutti quelli legati ad esempio al sistema delle fiere, dei grandi eventi, difficilmente i numeri potranno risalire rispetto ai valori attuali. E continuano ad essere molto bassi anche i consumi, con le vendite nei negozi che rimangono a meno della metà rispetto a prima dell'emergenza.
I milanesi sono tornati a passeggiare in centro nella principale via dello shopping in corso Vittorio Emanuele e in piazza Duomo. Ma la ressa e la voglia di shopping non è quella di un normale giovedì di luglio. Nel corso che costeggia il Duomo sono ancora poche le persone a piedi, ancora meno quelle che entrano nei negozi. Una ripresa del tutto a rilento, come dimostrano i dati di Confcommercio, secondo cui nei negozi e nelle boutique entra il 69% di clienti in meno rispetto al periodo prima dell'epidemia da coronavirus. Visto che lavori in un negozio, come sta andando dalla ripresa, diciamo, dopo il lockdown? E diciamo che si lavora la metà di prima, anche perché comunque mancano gli stranieri, soprattutto in centro, quindi poco, è molto lento il lavoro, speriamo che si riprenda. Una situazione così particolare che ognuno secondo me dovrebbe gestirla secondo le proprie esigenze. Comunque, visto che già ci sono dei saldi all'interno, non sono... Sì, ecco appunto. Per cui veramente non so cosa dirle. Chi ha bisogno di acquistare poi si adatta alle promozioni che sono in corso. E così. Lei ha acquistato? Sì, ho acquistato, ma una cosetta da poco, va bene così. Diciamo che ho appena iniziato il primo negozio nel quale sono entrata, ma sto facendo un giro più che altro per vedere com'è appunto la situazione. Poi, a dirla tutta sinceramente, non mi serve neanche granché. Sicuramente secondo me si deve calmare un po' questa situazione di questo virus, speriamo. Come si può recuperare questa situazione per i commercianti? È un po' difficile, è una bella domanda con una risposta un po' difficile da... non lo so, non saprei come risponderle, però in questo momento sono più dalla loro parte, anche se non sono un commerciante, non faccio parte di qualsiasi altra azienda. Chiudiamo con una buona notizia che prendiamo dal web, una notizia che riguarda il Pio Albergo Trivulzio, perché, come scrive l'ANSA, aumentano le visite dei familiari. Perché? Perché la prima fase di sperimentazione è stata positiva, quindi dalle 6 visite possibili attualmente si passerà alle 20 di settimana prossima. Lo scorso 22 giugno ricorderete la riapertura delle porte ai parenti con ingressi scaglionati e una serie di regole per la sicurezza. Dopo che la prima fase ha dato esito positivo, da lunedì 6 luglio diventano 20 le visite giornaliere ai familiari. E poi dal 12 luglio si farà anche un calendario completo per i mesi di luglio e agosto. Ricorderete che, essendo gli ospiti del Trivulzio moltissimi, dare la possibilità soltanto ai parenti di 6 di loro al giorno di effettuare le visite comportava che per mesi una persona non avrebbe potuto vedere un proprio caro. Naturalmente, più che triplicando gli accessi, i tempi di attesa si potranno leggermente compattare. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione poco dopo le 16 con il telegiornale Flash, poi alle 18 in attualità e quindi telegiornali della sera. Buon proseguimento di giornata.